vince 17 a 11, giusto? C'è bisogno voi. Allora partiamo subito da Luis. Luis, partita grande, avvincente. A fine primo tempo eravamo sull'8-8, poi però nel secondo tempo siete un po' emersa la tua squadra. Buonasera. Credo che abbiamo dimostrato che fisicamente eravamo meglio. Nel secondo tempo la squadra ha reazionato meglio, per cui avevamo voluto andare fino a fondo, no, scherzando. Credo che un risultato è il meno importante in un evento così. Ringraziare a Francesco per l'invitazione di venire qua a sua grande città. Per noi come squadra intentare sfruttare al massimo di questi eventi, perché alla fine, come hai detto sempre, la causa è la più importante. Volevo anche ringraziare tutta la gente che ha potuto lavorare in questo evento di fare possibile che siamo oggi qua, anche a voi, perché hai avuto la possibilità di aiutarmi a divulgare questa iniziativa. Grazie. Francesco, però sei stato il capocannoniere della tua squadra, 4 gol, sicuramente diciamo che è una grande prestazione, e ti chiedo anche diciamo un po' cosa hai provato quando comunque tutto lo stadio ha fatto il tuo nome all'inizio della partita e poi durante la partita comunque ti diciamo inneggiavano il tuo gol. Vabbè, giocando a casa diciamo sono abbastanza abituato a questi gol, però io non sono il tipo che se faccio 4 gol sono contento e la squadra perde. Avrei preferito vincere più che fare gol. Però scherzi a parte, la serata penso che è andata più che bene. Siamo soddisfatti che la gente che si è venuta abbia partecipato a questo evento benefico, perché vedere tutti gli ex campioni è sempre un piacere, penso. Certo, il campo è un piccolo, un po' diverso, però è sempre bello. Avresti preferito giocare a 11? No, va bene così, anche se qua si vuole di più, è più difficile, con la sponda molto più duro. Però adesso vediamo di lanciare la sfida a Madrid, a vincere a Madrid. Ecco, sicuramente diciamo il vincitore diciamo ha vinto la solidarietà e probabilmente diciamo comunque è stato raggiunto un grande obiettivo. Chiedo a Massimiliano Zuglia, presidente di FDA, organizzatore di questo evento.